Il fascino della cultura. Proloco Monpiano ha ideato il progetto Isole di storie e liquide memorie per riscoprire la memoria collettiva legata alle vie dell'acqua e le storie che il suo territorio tramanda. Acqua, elemento di grande potenza evocativa che ha caratterizzato la storia della comunità, facendosi custode delle nostre radici. Sui percorsi dell'acqua si collocano le isole di storie. I vecchi lavatoi, la fonte, l'acquedotto, i mulini, il cui ricordo riaffiora come un'isola evocato dalla ricerca storica e dalla memoria familiare. Senti che è aria fresca, che c'è qua che muove l'acqua come muove l'aria, bella fresca. Monpiano, terra sparsa ed aperta in capo le chiesure. Tutte le acque che vengono alle fontane di Brescia hanno principio al piede del monte detto Guas, essendovi sotto detto monte cinque bocche di pietra dalle quali scaturiscono le acque. Una valle fertile, collocata alle pendici del Colle San Giuseppe e del Monte Maddalena, che con i suoi boschi, i suoi ameni paesaggi, conserva un importante patrimonio naturale. I corsi d'acqua che percorrono il territorio da sempre vennero utilizzati sia a scopo agricolo che industriale, rendendosi responsabili nel tempo anche di alcune disastrose piene. Eventi tragici che hanno costretto le autorità dell'acqua, eredi degli antichi daquarei, ad attuare misure di contenimento, a volte anche con pesanti ripercussioni sull'ambiente circostante. Cioè, l'altro passavano nei nostri campi, andavamo anche a fare il bagno in estate nel celato. L'acqua era, chiamato celato, ma era gelida. Madonna, un'acqua gelida. Mi ricordo io quando entravo, mi arrivava qua, ma era così fredda, era. Adesso c'è, è una specie di rigagnolo che fa schifo, no? Poi si è riempito tutto di alberi dentro, no? Quei tempi là si usava per irrigare i campi, era molto, molto importante. Ogni 10 giorni avevamo chi un'ora, chi 2 ore per irrigare. Chi ne aveva di più di terra aveva più, e chi ne aveva meno, insomma, noi avevamo un'ora e un quarto, avevamo, e si irrigava il campo, per fortuna. C'erano tutti i fossi, fossi con le piccole paratoie, si tirava su e si irrigava il prato, il mais, il grano turco soprattutto, ma anche il prato per fare il foraggio, insomma. C'era il famoso Aquarel, si chiamava Aquarel, che veniva, controllava tutto, ecco. Guai a rubare l'acqua, perché alcuni... zio, Nando, andatelo una volta, ha rotto il catenaccio, e dopo però volevano metterlo in prigione, ma non hanno fatto niente, no, non hanno fatto. E acqua c'era qui nei fossi, c'era acqua limpida che girava fino a giugno, insomma, perché c'erano le sorgenti, c'erano. Acqua limpidissima, mi ricordo, bellissima, che io avevo fatto la diga e poi facevamo
il mulino, che lo faceva sempre anche Cioli sull'acqua quando faceva il mulino, no? Con le pale che girava e così, e era bello Costa Lunga. E... Il consorzio, siccome c'erano tanti contadini che avevano dei terreni proprio, e poi anche se erano un po' lontani, facevano, scavavano una specie di fossato piccolo, e quando tiravano sull'acqua passavano lì e andavano nel campo, ecco, almeno si aiutavano così i contadini. Però non poteva dare l'acqua a tutti. Una volta c'era il responsabile che apriva la ciaiga, per dire, e chiudeva secondo gli orari. E poi quando c'era qualche pericolo, magari che l'acqua aumentava, lui avvisava quelli che dovevano, perché una volta anche il Cerato ha allagato tutto metà villaggio. Il torrente Garzetta, un torrente che trova origine dal Monte Maddalena nella zona detta Cavrelle. Scende verso la valle di Monpiano, fiancheggia la cascina Portas, attraversando la piana di Costa Lunga, innestandosi nel Celato, fiume che per molti tratti scorre nei resti dell'acquedotto romano, ma è ancora visibile in via Lama e in via Garzetta. Passa coperto per San Rocchino ed il Carmine, proseguendo verso sud. Secondo alcune interpretazioni, da questo deriverebbe il suo nome, celato, cioè nascosto. Altre teorie vogliono derivare dal termine salato, per la caratteristica ricchezza dei sali minerali delle sue acque. Che badava questo consorzio? C'era un signore qui, un amico, si può dire, qui di Monpiano. Era lui che precedeva a dare o a togliere l'acqua tramite dei chiusini, serviva o l'uno o l'altro, anche se non erano ancora in uso le pompe a quel tempo, però l'acqua arrivava. Era agricola a quel tempo Monpiano, qui c'erano tre o quattro famiglie che avevano il monopolio del territorio. Il grano si portava al mulino, ma poi si vendeva. Allora c'era il famoso ammasso, si chiamava l'ammasso. Tanti quintali bisognava portare, perché c'era ancora nel periodo di guerra sia il grano turco sia il frumento. Si portavano ai magazzini generali. Cavallo e carro si caricava, si portava ai magazzini generali e là, scaricato, ti pagavano subito. A quei tempi lì si tenevano i bacchi da seta. Esatto. Erano i primi soldi che il contadino prendeva, perché i bacchi da seta
si andavano a prendere in 40 giorni, si consegnavano qui a Monpiano, c'era la filanda, si filanda e si portava. Erano i primissimi soldi, portavi là la filanda e ti pagavano subito. Mi ricordo andavo su con mio padre, Costalunga, più o meno era quasi tutta proprietà dei Galizioli. Era una famiglia grossa, agricoltori, cacciatori, erano anche cacciatori. Organizzavano feste, perché i Galizioli piacevano anche divertirsi oltre che lavorare, dove invitavano il podestà, a quel tempo invitavano i signorotti qua in giro, insomma, venivano alle feste dei Galizioli. Poi, siccome i monti erano parecchi, venivano i boscaioli, cioè da nave, a tagliare i boschi, dormivano poi nelle stalle, nei fienili, e quando era finito il taglio, mio padre dice che facevano una settimana di festa, ubriacandosi, divertendosi, questi tagliatori di bosco, insomma. Signori e signore, benvenuti nella soffitta. La soffitta per noi grandicelli è solo un luogo dove si mettono cose che non ci servono più. Metto questo in soffitta perché magari un giorno mi servirà e si riempie di polvere. Mentre per i bambini è un luogo misterioso. Dove ci sono tesori da scoprire, avventure da affrontare. Acqua sovrana. Acqua che odo. Acqua che lodo. Acqua che squilli. Acqua che brilli. Acqua che canti e piangi. Acqua che ridi e muggi. Tu sei la vita e sempre, sempre fuggi. Io sono della città. Riconosco le strade, dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Quali suoni si potevano udire nella valle 5 secoli fa? In detta terra vi è l'esercizio del cavar le celade, che altre volte si facevano a brazzi, ma ora si cavano al maglio introdotto dagli portasi. Le parole di Giovanni D'Alezze, podestà di Brescia, inviato da Venezia, riportate nel suo catastico del 1609. Ci trasmettono un'immagine viva di come doveva essere Monpiano all'inizio del XVII secolo, un luogo dove ai suoni della natura si sommavano il tonfo dei magli da ferro e da carta, un maglio da farcelade, ossia elmi militari, introdotto dalla famiglia dei Portasi e mosso grazie alle acque del torrente Garzetta. Le ruote dell'antica cartiera, scomparsa, i mulini per macinare farina facevano di Monpiano e di Costalunga terre produttive e sfruttate per le attività dell'uomo sin dalla prima età moderna.
macchinosi, macinanti mulini, recano con sé la memoria di un mondo che traeva il suo sostentamento dal grano, reso farina, a forza d'acqua e di macina. Un mulino Monpiano, che era uno dei più importanti, non c'è più, però a metà strada, lì dove c'era la Nikolaevka, c'è il mulino Valotti, che era dei nobili Valotti, poi è diventato dei Lecchi, adesso di proprietà privata, e il mulino chiaramente non c'è più, ed era un mulino molto importante. Poi appena più avanti, qui vicinissimo, attaccato all'università, c'è il mulino Gazzetta, che c'è ancora, però manca totalmente, purtroppo, la ruota. Antiche mappe, conservate presso l'Archivio di Stato di Brescia, testimoniano la presenza di numerosi mulini sparsi tra Monpiano e Costa Lunga. Il mulino Facchi, un tempo Malvezzi, frutto della trasformazione della cartiera in mulino da pane. Il mulino Valotti, l'ultimo a cessare la sua attività nel 1973. E il mulino Zambelli. Attivo, sino a pochi anni fa, il mulino Zambelli conserva ancora la sua antica struttura e il sistema di serriole utilizzate per incanalare l'acqua. È scomparsa la ruota idraulica, di cui resta ancora l'impronta chiara sul fianco della casa. Noi siamo nati tutti qua in casa e oltre a noi anche cugini, perché era un punto di ritrovo, cugini, zie, zii. E noi qui eravamo in 12, eravamo una famiglia un po' patriarcale. Papà, mamma, noi 4 e 6 zie, che ci hanno più o meno viziato tutti molto bene. E siamo molto contenti per questo, no? Vero? E le zie facevano andare il mulino, che è stato acquistato dal nonno nel 1916, in gennaio del 1916. E io me lo ricordo perché è andato avanti fino agli anni 54-55 forse. E poi cos'altro? E niente, abbiamo vissuto qua, da sempre io sono ancora qua. L'ultimo custode del mulino, del pezzo, uno dei pochi pezzi scoperti del celato, che ormai è abbandonato e non più curato da nessuno, purtroppo. Lì macinavano, lì c'era fuori, come si chiamava, il fioradur che mandasse sulla loro. E c'erano delle cinghie, delle pulezze, qui andavano sul solaio, mi ricordo il profumo della farina, il tutto bianco, un profumo, un odore, ma per me era un profumo dei sacchi di juta, era il profumo che non c'è più. Lì fuori c'era tutto un sacco, tutti i sacchi pieni di frumento. Frumento grano turco. Papà, se non sbaglio, andava in borsa a Brescia per trattare gli acquisti, le vendite, la farina. E poi lo zio col carretto, il cavallo, andava giù nei paesi della bassa e tornava dietro col carro, carretto pieno di notte, facilmente, spesso. Col carretto pieno di sacchi, di frumento, di anche dalla Valle Trumpia, venivano qui a macinare, poi andavano, ritornavano nella Valle Trumpia, San Colombano, Collio. Col carretto andavano, di notte, con la lanterna dietro il carretto, caro. E qui più o meno, a parte il locale, che è solo un locale, la ruota, che non c'è più, perché all'epoca, per questioni economiche, non si sprecava niente, quindi è stato venduto come ferro, purtroppo. E poi la cascata e il ponte lì, le chiavi che sono rimaste ancora tutte uguali. Passava il mugnaio, col carretto, ti le davi, non so, un sacco di frumento e lui ti portava la farina bianca.
e lui non è che veniva pagato, si teneva per esempio, non so, 3-4 kg di farina, e così col grano turco per la polenta ne davi il sacco di grano e lui portava poi la farina, ti portava. C'erano due mulini. Il mulino lo chiamavano il mulino Valotti, perché era di proprietà dei Valotti, e c'era anche una qualche mescolanza con i Conti Lechi come proprietà, però quella non so distinguere. La mia mamma è nata nel 1922 in questo mulino. Il nonno gestiva il mulino insieme a un suo zio, che macinavano per abitanti o anche altra gente da fuori, e facevano la miscela, facevano un tipo, anche mangimi per animali facevano, ecco. Dopo è andato avanti un fratello di mia mamma, un mio zio, di nome Luigi Alberti, che girava con un motocarro tre ruote a fare delle piccole consegne di farina, ecco. Quello me lo ricordo, perché fino ai 12-13 anni anch'io mi faceva riempire dei sacchettini da mezzo chilo di farina. Dopo lo chiudevo, ci mettevamo un gancetto, basta. Quello me lo ricordo. Riempiva, si pesava, si toglieva o si aggiungeva fino al raggiungimento dei 500 grammi. Ecco. Che mi ricordo veramente, che a me piaceva, era veramente anche l'interno del mulino, con un pollaio, con un recinto per conigli, e appena appena staccato c'era un recinto di maiali. E poi sulla parte che dava sul fiume c'era una segheria di proprietà di Baresi, che erano come sede, diciamo, del punto di lavoro in via Ambaraga. Quello che mi ricordo bene. Dopo, con tutte le varie quotidianità, l'uccisione del maiale, tutte queste cose. A me che piaceva era andare a raccogliere le uova del pollaio. Ecco. Poi del mulino in sé mi ricordo poco. Un po' di farina che viene giù, le pietre che macinano, cose del genere. Questo me lo ricordo dopo. Sì, mi sembra. Lei se li ricorda i mulini? Gli Alberti sì, era un mio amico lui, è morto adesso. Lo ricordo bene, soprattutto in tempo di guerra, perché un qualche sacchettino di farina siamo andati a prelevarlo per campare. Era un buon figliolo, molto buono, un po' timido così, proprio come comportamento, anche dopo la guerra, dove la farina c'era, portava nelle abitazioni anche dei sacchettini, ma era molto scrupoloso a entrare, me lo ricordo bene. E lavorò, come lo ricordo allora, molto semplicemente, c'era una dalla strada, che era una stradina di campagna che portava lì, c'era una discesa, si passava sotto a un portone, lì c'era un cortile, a destra c'era la cucina, l'abitazione, e a sinistra c'era il mulino che attingeva l'energia dall'acqua del celato con quelle ruote lì. Il mulino gestiva una famiglia, Alberti si chiamava, Alberti, e lì era una persona, abitava con la mamma, però una persona che era addetto a fare, a macinare il grano turco. E noi l'aiutavamo a mettere nei sacchetti la farina, ci sfruttava così, no? Ci faceva giocare. E ci metteva dentro, noi giocavamo, per noi era un gioco, invece lui si trovava anche i suoi sacchetti pieni di farina e facevamo anche quello lì, noi ci giocavamo così proprio. Lavoravo parecchio, perché una volta c'erano tutti i campi qua a Monpiano, non l'hanno costruito dopo. Sì, poi lui i sacchetti li portava nelle forderie o rivendita di salumerie o drogherie,
poi perché non piano, insomma, mi sono dovuto abitare, non era abitato proprio, però cominciava a arrivare anche famiglie nuove che avevano la casa, comprato l'appartamento oppure costruito villetta, poi è cominciato il villaggio. Il serato passava Paramente. Proprio davanti al mulino, c'era un ponticello per entrare in casa. E lì c'era la ruota. Io ho visto dentro dove faceva i sacchetti, la farina, sì. C'era una macchina alta, qualche metro, e lì si sentì, c'erano dei macchinari, erano tutti alberi di trasmissione che la ruota faceva girare e lì poi era tutto coperto dopo quando che macinava la pietra, che macinava il grano oppure il frumento. E sotto nei vari recipienti prendevano la farina, la crusca andava in un posto e la farina andava in un altro. Dietro il mulino c'era il campo, qualche pianta da frutto, c'erano i fichi, ma cosa c'era? Non faceva il contadino perché... No, non faceva proprio il contadino, però... L'attività era quella del mulino, insomma, ecco. Poi, dopo, era... Siccome di contadini c'erano parecchi, e il lavoro non ci mancava a lui, come mulino non ci mancava, perché andava tutto il giorno, Situata sulle sponde del fiume Celato, in contrada San Rocco, la scomparsa cartiera di Monpiano era una delle più antiche del territorio bresciano. Attiva dal 1422 sino all'inizio del 600, produceva una carta di alto livello qualitativo. Con il tempo, la ruota che azionava il follo da carta venne convertito in un mulino da frumento. Infine, lo stabile venne riutilizzato per ospitare la fonderia Facchi. E avevamo una fontanella. Dove la strada principale di via Cacciadenno si divide in due, lì c'era una fontanella, ci si serviva. Beh, non è che se ne sprecasse di acqua, perché per quanto la strada andarci era poca, però anche quella poca al ritorno pesava. E quindi io penso un paio di secchi al giorno. Almeno la mia famiglia, si ricordi che eravamo in tre, anzi dopo lì mi era nato un fratello che è morto dopo un anno. Quindi insomma siamo stati in tre sempre in pratica. Ecco. Quando ero bambina, fino a 18-20 anni, quando sono venute via da Costalunga, l'acqua andavamo a prenderla col secchio alla fontana oltre il Garda. Lei già può capire come ci bevevamo l'acqua noi. Quando si era da fare il bagnetto dovevamo prima tornare a casa da scuola, andare con i secchi a prendere l'acqua e poi facevamo il bagnetto. C'era il pozzo per l'acqua piovana, però non era potabile, non era quindi potabile. E poi era piccolo, eravamo... Solo che noi due, siamo nati a Costalunga. Ma non siamo originari come tutti i galizioli, la gente di Costalunga, perché papà e la mamma erano veneti e venivano dalla guerra del 15-18, erano stati a Brescia, tornavano diciamo dalla guerra proprio, erano stati a Piovena, erano loro nati, erano stati nella Medellomellina sfollati, diciamo.
tornati non so come, io non ero nata allora, e non so come, sono andati ad abitare a Brescia tutti e due, gli avevano affidato un appartamentino, poi hanno avuto 3 figli in 3 anni e poi non so perché sono venuti a Costalunga. Perché sono trovato di lavorare qui a Brescia. Ah, vabbè, però mandavi a Costalunga fin là sopra, non lo so, perché allora c'era niente, si andava a piedi, a lavare il bucato, sciacquare così, andavamo lì, però anche tutta l'acqua la dovevamo portare in casa. E noi avevamo il secondo, non il secondo, insomma, piano terra e il primo piano, però, insomma, la mamma natura, i secchi. C'erano 5 fontane, anche per le mucche, oltre che a lavare, c'era il lavatoio, e c'era. Lì c'è il pozzo, no? C'erano parecchi pozzi lì nella casa in parte che era dello zio, fratello di mio padre, Modesto, c'era il pozzo. Se non che la moglie dello zio proibisce soprattutto a mia madre di andare là a prendere l'acqua. Tu non vieni più qui a prendere l'acqua. Mia madre è andata in comune, è andata e dopo in 5-6 giorni avevamo l'acqua in casa potabile, insomma. Sia in stalla, l'avevamo messa in stalla per le mucche, in casa, insomma, in casa. Situata nel cuore di Monpiano, ai piedi del colle San Giuseppe, la fonte di Monpiano era conosciuta ed utilizzata già in epoca romana e sfruttata per rifornire le fontane pubbliche della città. La qualità delle sue acque era, anzi, considerata superiore dai romani rispetto a quelle convogliate dalla Valtrompia. 7 polle fanno affiorare l'acqua e vanno a creare un piccolo lago, che rimase scoperto fino al primi del Novecento. Per mezzo di un acquedotto, l'acqua percorreva un primo tratto di 5 km a cielo aperto, per poi immettersi in un canale chiuso e raggiungere il centro della città di Brescia, in Piazza del Foro. Questo acquedotto, lungo 23-25 km, non si sa la lunghezza esatta perché non si sa esattamente da dove partiva, prendeva anche l'acqua delle fonti Cogozzo di Villa Carcina, che tuttora utilizziamo, e portava l'acqua alla città. Questo è il primo acquedotto. Poi arrivano i barbari. Parliamo dell'acquedotto. L'acquedotto romano è andato in disuso, è stato rotto, e quindi dal 400-500 d.C. Brescia ha avuto problemi a raccogliere l'acqua. E arriviamo a questa lapide, quindi arriviamo al re Desiderio nella seconda metà del VII secolo d.C., ultimo re longobardo che aveva la sua dimora qua in città, vicino al museo Santa Giulia, che allora era un monastero. Aveva qua moglie e sicuramente 2 figlie, una era la badessa e una era la figlia cacciata dal re cristiano Franco, che si chiamava? Carlo Magno. Bravo, che smorto. Sta attento a parlare con te. E quindi cosa fa questo ultimo re Desiderio? Ovviamente non era ricco come gli imperatori romani, gli hanno più spepore, perché l'imperatore romano i ganiva le palanche. E che cosa fa? Non sistema l'acquedotto romano, che era lungo e difficile, crollato, eccetera, ma prende l'acqua di una sorgente conosciuta da sempre, questa, la fonte di Monpiano, che era un laghetto a cielo aperto, quindi dove gli animali bevevano e le signore venivano a lavare i panni, realizza un canale a cielo aperto che andava giù dritto da qua, da Monpiano, ed entrava non più sull'angolo nord-est della città, la Pustella, che è alta, ma entrava da San Faustino, per essere pratici. Divus Augustus Tiberius, Cesar Divi, Augusti Divi, Augustus Aquas, in coloniam
per Duxerund. La costruzione dell'acquedotto romano nel territorio bresciano è testimoniata da un'epigrafe cittadina, rinvenuta nel 1684 sul fianco del Duomo Vecchio. Il testo indica chiaramente che la costruzione fu avviata negli ultimi anni di vita dell'imperatore Augusto e terminata sotto Tiberio. A Costa Lunga, tratti dell'acquedotto romano sono ancora visibili sul retro della chiesa di San Bernardo, nel tratto che congiunge la sagrestia all'antica canonica. E in via Maiera, lungo la salita che porta all'attuale via Costa Lunga, al monastero della Visitazione. Qui se ne legge ancora l'architettura voltata a botte, ottenuta grazie all'utilizzo di centine in legno. Rosseggia il coccio pesto che ricopriva tutto l'interno della condotta per l'acqua e di cui resta ancora il tipico colore. Vecchi lavatoi, ciò che resta di quelle che oggi sono considerate testimonianze architettoniche e storiche minori, ma che hanno tracciato un segno fortissimo nella cultura popolare, come parte del vissuto quotidiano di una comunità, organizzati secondo criteri di buon utilizzo e praticità, non più un'unica vasca, ma un insieme di diverse vasche, dotate del proprio lavabo e la propria pietra per battere i panni. Le donne prima dei lavatoi lavavano sulle pietre dei torrenti o del fiume. Noi avevamo la fortuna di essere benedetti dall'acqua perché avevamo tanti corsi d'acqua e io me le ricordo ancora queste donne piegate in ginocchioni a spazzolare il bucato. Bisogna anche ricordare che quando facevano il bucato l'acqua più pulita, quella più vicina alla fonte, veniva utilizzata dalle mamme per lavare i panni dei bambini. Poi a seguito, nella pietra che seguiva, c'era il bucato della famiglia e alla fine il bucato delle tute di lavoro, dei calzoni degli uomini. Poi dobbiamo anche pensare che se oggi noi facciamo il bucato tutti i giorni, allora, essendo una fatica immane, il bucato veniva fatto una volta alla settimana per le cose più urgenti. Le signore andavano giù con un asse e andavano giù vicino all'acqua e lì lavavano i panni. Lavavano, poi li sciacquavano nel fiume. C'era una pietra che mettevano giù e poi si mettevano in ginocchio e bagnavano le lenzuola, quello che...
poi toglievano e tante donne portavano la cenere da casa, che se non c'era la facevano, mettevano in bagno le lenzuola, ci mettevano la cenere, poi dopo un po' che toglievano le lenzuola o quello che c'era di bianco così, e li lavavano ancora nel fossato, poi li stendevano. Sì, andavano al lavatoio, alcune col carretto, alcune addirittura con la carriola, se la mettevano nel pastello, e sì che andavano al lavatoio a lavare. Perché ritorna il termine, era una gran bugada, perché l'operazione del bucato non si limitava a porto i panni al fiume o al lavatoio e li lavo spazzolandoli con acqua e sapone. No, i panni venivano messi in ammollo almeno un giorno e mezzo prima col sapone. Poi chi aveva il camino o la stufa a legna setacciava la cenere, perché non dovevano esserci dei residui che avrebbero inquinato il bucato. La cenere sappiamo che ha un potere sbiancante, veniva mescolata perciò la cenere insieme al sapone, i panni rimanevano in ammollo e il giorno dopo, con questi grandi mastelli o con vari secchi, venivano portati nei lavatoi. Nei lavatoi c'era l'incontro delle donne. Alcuni dicevano che i lavatoi erano i tribunali delle donne o il gazzettino delle donne, perché qui le donne si sentivano libere di parlare. Te? Ma da lì? Che ves la Madonna? Sì, no! Senti bella idea che veni! Gai la res è un bel scatolotto! È un scatolotto? Sì, andata che mette dite, i lenzuoli, le tuaie, gli scalfari, i panisei. E insomma, in questi scatolotti, da che mette dite l'acqua, il saù, te schisse tambutù, e vrum, e vrum, e vrum, e il fatete per lì. Ma, le più facile che l'uomo il vaga se la luna. Ma, al se che la san inventata? Ah sì, debout! Certo, arguido i siori galasanca, eh? L'endial de macchinare che legni dell'Americo! E il sare proprio belli che lo è. Ah sì? Ma campo cal. Che l'erbo la cresce. Piuttosto, tra te e le dame, che il macchinare lì, ma portano al via Laura. Io ricordo queste donne con i grembiuli, i vestiti lunghi, e le maniche accartocciate, ma in particolare le mani rosse, le mani rovinate proprio dall'acqua fredda. Voi pensate, in estate lavare i lavatoi poteva essere un piacere sia per le donne che per i bambini, perché finito il bucato a volte il bambino chiedeva anche di essere immerso nell'acqua, ma in inverno pensate a un'acqua corrente che cosa può rappresentare. Che fatica! Che fatica! Purtroppo era un libro aperto il bucato, alla ricchezza e alla povertà, e penso che alcune donne si saranno anche vergognate delle lenzuola rammendate, dei panni rattoppati, perché ricchezza e povertà proprio si manifestava in modo esplicito in questa operazione.